Dove sei? Dacci la tua posizione che ti veniamo a prendere. Murdock. Sono io che vengo a prenderti. Ci sono dei luoghi comuni che ognuno di noi si crea e magari è convinto che quello è l'essere. Il pastore Sardi, al di là di quello che il luogo comune può indurre a pensare, sono delle persone che credono nel progresso, per quanto legati alla loro attività arcaica conservatrice, sono nella loro manifestazione progressisti. Cioè in Sardegna io la posso definire la classe Gemoni, sono quelli che hanno investito, sono quelli che hanno migliorato i loro sistemi di produzione, sono quelli che hanno creduto nello sviluppo, a differenza di altri settori che nell'immaginario collettivo pensiamo che siano progressisti e poi noi troviamo che sono conservatori. Cioè, una volta detto questo, posso dire che non ho avuto difficoltà 20 anni fa di dire ai pastori coalizziamoci, troviamo assieme, vediamo di unirci, trovare assieme delle soluzioni al nostro disagio economico. Non è stata una bacchettata magica che no, c'è stato lavoro, perché e voi sapete bene che se non c'è lavoro non c'è niente. Ci ho dedicato mesi, macinato migliaia e migliaia di chilometri, parlando singolarmente con i pastori, andandoli a cercare nella loro realtà di lavoro, perché a differenza di altri settori, il pastore è più incasinato, lo trovi uno qua, non lo fa, 100 chilometri. E io ho accettato di fare quel lavoro lì. Ho chiesto a un gruppo di amici che avevano fiducia nelle mie idee, nella mia persona, datemi una mano perché secondo me riusciamo a fare qualcosa di bello. E così è stato. Noi convocammo un'assemblea regionale dove ci parteciparono più di 2.000 persone. Fu un'assemblea bellissima dove non avevamo neanche una bozza di piattaforma, di rivendicazione. Eravamo lì perché sentivamo il bisogno che era arrivato il momento di combattarci. Facemmo una manifestazione 2 mesi dopo, il 6 di novembre a Cagliari, e la politica ci mandò le forze dell'ordine. Ci furono violenti scontri. Io mi ruppero il braccio in 2 posti, persi mio figlio per un'intera giornata, ci furono una 20 di arresti e poi di condanne da 1 anno e 6 mesi in su. Ci fu la prima repressione. E questo perché sulla gente delle campagne c'era già una recidiva, un pensiero, è gente violenta, è gente che è più magari portata a sequestro di persona che alle battaglie sociali. Per cui abbiamo dovuto combattere contro una classe intellettuale sarda servita al potere che ci descrisse come brutti, sporchi e cattivi. Non ci siamo arresi, siamo rimasti sotto il palazzo, ci siamo accampati, abbiamo utilizzato le transenne della città per non distruggere gli alberi, per accendere i fuochi perché iniziava a essere freddo, e lì abbiamo creato il nostro ovile, lì ci facevamo il formaggio, ci cucinavamo, arrostivamo, abbiamo portato la nostra civiltà in città.
lì è iniziato piano piano ad accostarsi la gente, abbiamo iniziato a parlare. Abbiamo rifatto un'altra manifestazione l'anno successivo, il 24 di settembre, e la polizia ha aperto il fuoco, ha sparato. Voi non sapete queste cose? No. Solo l'unità riportò tre righe, la polizia aprì il fuoco sui manifestanti, due manifestanti feriti, uno e un altro dirigente che ancora zoppica, ormai in una gamba non la usa più. Ci tennero un'imboscata in via Roma, quando la polizia caricò, per evitare che io potessi subire delle conseguenze, fu protetto dagli agenti della Digos, la polizia caricò, i nostri si ritirarono verso il porto e al porto li aspettava la guardia di finanza con dei manici di picco. Che sono? Cosa? Manici di picco? Il reparto mobile della guardia di finanza li aspettava con manici di picco. Di picconi, sì. Cioè non con i manganelli. E ci fu una repressione fortissima. Nei giorni successivi il movimento stava valutando se doveva dare delle risposte violente nel territorio, qualche caso c'è anche stato, però il movimento ha detto no. Il movimento ha detto no, perché credeva. Così, e crede ancora che possa così crescere e far capire le proprie ragioni con delle iniziative di cui siamo abituati, per iniziative democratiche. Per anni noi abbiamo continuato a fare delle manifestazioni, le abbiamo fatte sul prezzo del latte, le abbiamo fatte sulla politica comunitaria, le abbiamo fatte sul fatto che la politica comunitaria privilegiava il vaccino e i cereali e della pastorizia non gliene fregava niente. Cioè di tutta una serie di battaglie che piano piano hanno rafforzato il movimento. Il movimento si è strutturato, ha creato i comitati, ha imparato a fare l'analisi, a studiare, ha imparato a ragionare, cioè a capire il perché questo o quel evento potesse succedere. Abbiamo capito quali erano gli interessi all'interno della politica comunitaria, abbiamo capito come funzionano le lobby, cioè tutte cose che poi ci ha permesso di essere egemoni nel mondo agropastorale sardo. Due anni fa il movimento ha sentito il bisogno di riscendere in campo, perché il movimento non è un partito, non è una struttura organizzata, non è un sindacato, non fa pratica, niente. È il consenso al momento dove c'è la necessità, un giro di telefonate e la gente si mobilita. L'abbiamo rimobilitata sulla questione annosa del prezzo del latte, sulla questione annosa delle politiche comunitarie che di fatto stavano facendo chiudere le nostre aziende, tutta una serie di normative che impediscono al pastore di poter macellare l'agnello o la pecora in casa, di poter produrre il formaggio in casa, cioè tutta una serie di norme che significava per noi la morte certa. Abbiamo fatto un grande lavoro, io ho fatto in due mesi ho fatto 44 assemblee nel territorio, grandi assemblee, e nelle assemblee io mi trovavo un personale umano diverso rispetto ai 20 anni prima, erano i figli di quei bambini, come mio figlio, che avevano 7, 8 anni, 6 anni, 10 anni e che accompagnavano i genitori. Erano ragazzi vigorosi, forti, decisi, determinati e acculturati. Questo per me è stato facile, fare un certo tipo di lavoro e adottare una strategia di lotta particolare. Noi ogni settimana spostavamo 5-6 mila persone in giro per la Sardegna, da un porto, da un aeroporto, da un raccordo, senza nessun problema, con molta facilità. Infatti tutti si chiedevano
com'è possibile, cioè questi bisogna dargli onore solo per questa capacità di mobilitazione e di spostamento. Non è facile, sapere. Cioè ogni settimana spostare 4, 5, 6 mila persone lungo e largo per la Sardegna, andando a bloccare aeroporti, porti, autostrade, raffinerie. Non è facile, noi l'abbiamo fatto per 2 mesi questo lavoro qua. Ogni venerdì per noi era un'iniziativa. È culminata con una manifestazione regionale dove c'erano oltre 15.000 persone e dove la regione sembrò di capire la nostra forza e rispetto alla piattaforma che noi presentammo diede, diciamo così, tutta una serie di consensi. Noi gli abbiamo detto, noi ci saremo di nuovo qua fra un mese e vogliamo delle risposte, perché se no noi entreremo dentro il palazzo, con le buone e con le cattive. Il mese successivo siamo scesi a Cagliari, il presidente non c'era, noi abbiamo circondato il palazzo e siamo entrati dentro. Bravo. Eravamo in posto, la polizia ci caricò, ci sono stati scontri, ci sono stati tutta una serie di... ma questo non c'è intimorito, ormai in piazza non c'erano i vecchi di 20 anni prima, c'erano le nuove generazioni, quelle che non hanno paura di niente, sono giovani, i giovani sono belli. Tutte le rivoluzioni sono state fatte con i giovani. Voi sapete che l'età media del partito bolscevico nella rivoluzione di novembre aveva 17 anni. No, doveva venire fuori se giustamente. E quindi quanto è importante lavorare sui giovani, e noi giovani ce ne abbiamo tanti. Il mondo intellettuale sardo, abbastanza meschino, ha servito, ha iniziato a cambiare opinione su di noi, ha iniziato a vedere nel movimento un soggetto che potesse magari in qualche maniera cercare di cambiare una politica servita a Roma, una politica obbediente, una politica che è priva di idee. Per cui abbiamo avuto la nostra parte, la stampa sarda ci ha sostenuto, stranamente, ci ha sostenuto. Lo stesso giornale, lo stesso articolista che titolò la prima pagina dell'Unione Brutti, Sporchi e Cattivi, 20 anni dopo dice: questo è il nostro futuro. Cioè lo stesso, cioè questo è stato una cosa ci ha fatto capire che era sulla strada giusta. E una delle cose che noi abbiamo voluto fare era quello di proiettare il nostro problema uscire fuori dalla Sardegna, perché non potevamo pensare di risolvere il nostro problema stando in Sardegna. Cioè, visto che eravamo all'interno di regole comunitarie, dovevamo uscire e trovare alleanze, e allora siamo usciti piano piano, siamo andati in giro noi per l'Italia con l'intento di creare questo coordinamento del Mediterraneo assieme ai greci, assieme agli spagnoli, assieme ai portoghesi, assieme ai corsi, insomma con tutte quelle realtà che potevano avere i nostri interessi in questa battaglia. E questo lungo peregrinare che abbiamo incontrato questi favolosi compagni meravigliosi davvero, e loro hanno preso la lettera tutto, hanno saltato, hanno messo la freccia, hanno sorpassato. Perché loro dicevano: no, Felice, per voi è facile, voi siete un popolo compatto, noi siamo un mucchio di razze normali, cose, non riusciamo a fare niente. Invece come siamo fatti? Quando c'è il lavoro,
quando c'è la passione, quando non si ragiona in maniera soggettiva pensando che il mio male ce l'hanno tutti, beh allora si può fare qualcosa, si può vincere. Cioè io molte volte a loro gli ho detto: attenzione, prima di dire un'iniziativa magari dura, devo fare la fine dei fratelli Pisacani. Attenzione a quello, perché se noi mobilitiamo la gente, perché siamo sicuri che quello che noi vogliamo, quello che noi stiamo chiedendo è nel cuore della gente, nella mente della gente. Perché se noi pensiamo di fare delle cose dove però la gente non le capisce, beh, noi rischiamo poi di farci del male da soli. Io penso che il nostro movimento sia maturo per affrontare dei discorsi molto più aperti, molto più vasti. Io non so se vinceremo noi questa battaglia, perché non lo so. Però comunque una cosa è certa, noi ci batteremo fino alla fine. Io in un'assemblea ho detto che le nostre madri hanno sempre benedetto i propri figli che partivano per vecchi nove guerre. A noi ci hanno benedetto, le nostre madri a noi ci hanno benedetto. Per cui se scontro è, scontro sarà. Questo è una cosa certa. Grazie.